Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Asus e con la nostra affinità di coppia. Vediamo quali sono le coppie che funzionano meglio in queste torride giornate d'agosto e partiamo dal segno dell'Ariete che riesce ad avere un grande feeling con il Sagittario in questo periodo, devo dire anche un po' con il Leone, ma soprattutto con il segno dei Pesci, quindi Pesci e Sagittario sono la soluzione ideale anche per vivere un'avventura. Dovete diffidare invece dei Capricorni e anche degli Acquari, stranamente, perché voi con l'Acquario avete un ottimo feeling, però in questo periodo gli Acquari sono imprevedibili. Per il Toro, molto bene la Vergine, devo dire molto bello anche il feeling con il segno dei Gemelli, invece con i Pesci in questa settimana non riuscirete a trovare il giusto feeling. Per quanto riguarda i Gemelli, sono tanti i segni con cui riuscite ad andare d'accordo, in maniera particolare con la Vergine, stranamente, ma poi anche con il Toro, con la Bilancia, e può andare bene anche con il segno del Sagittario, nonostante sia un segno opposto, molto meno bene invece con l'Acquario, ma molti avranno problemi con il segno dell'Acquario nel corso di questa settimana. Per quanto riguarda il Cancro, Gemelli, Toro e Bilance possono essere la soluzione ideale per vivere una bella settimana, mentre Ariete, Scorpione e Sagittario non fanno proprio al caso vostro, quindi dovreste in qualche modo evitarli. Leone, bene il Sagittario, abbiamo detto, può andare bene anche con il segno dell'Ariete, molto bello anche il rapporto con il segno dei Pesci, mentre anche voi con l'Acquario trovate tante difficoltà nel corso di questa settimana. Per la Vergine abbiamo detto che con i Gemelli e la Bilancia può andare veramente molto bene, così come con il Toro, ma con il Toro c'è un feeling proprio naturale. Anche voi con l'Acquario trovate grandi difficoltà. Per la Bilancia, bene con il Cancro, bene con la Vergine, bene anche con i vostri alleati e compagni di giochi, i Gemelli, mentre con l'Acquario anche voi stranamente trovate delle difficoltà nel corso di questa settimana, perché, ripeto, gli Acquari avranno un diavolo per capello con Venere anche che si sposta nel segno della Vergine e che fa sentire gli Acquari padroni un po' del mondo, che possono fare un po' quello che gli pare, e a qualche segno questo non sta bene. Per lo Scorpione, bene l'Acquario, bene il Sagittario, bene i Pesci, non funziona invece con il segno del Capricorno, con il quale avrete più di qualche screzio. Per il Sagittario abbiamo detto bene con i Gemelli, con il Leone, va bene anche con lo Scorpione, dobbiamo dire, e va bene anche con l'Ariete, come abbiamo già ricordato, mentre con il Capricorno proprio non riuscite a trovare un feeling. E allora andiamolo a vedere questo segno del Capricorno, che è un po' solitario in questo momento, sembra guardare tutti in cagnesco. Capricorni, con chi andate d'accordo? Solo con quelli del vostro stesso segno, perché gli altri per voi rappresentano tutti una specie di minaccia, e in maniera particolare non vi fiderete dei Sagittari, non vi fiderete degli Acquari, non vi fiderete del segno dei Pesci. Per quanto riguarda invece il segno dell'Acquario, molto bene con i Pesci, molto bene devo dire anche con lo Scorpione, mentre per quanto riguarda l'Ariete, i Gemelli, il Capricorno, la Bilancia, la Vergine, sono tutti segni con i quali voi avrete qualcosa da ridire, ma saranno gli altri ad avere qualcosa da ridire nei vostri confronti. Chiudiamo con il segno dei Pesci, che trova invece un certo accordo con l'Acquario, anche con lo Scorpione e devo dire in parte con l'Ariete. Non si trova nemmeno il segno dei Pesci con il segno del Capricorno, perché anche voi noterete una certa distanza, una certa freddezza e questo desiderio proprio di isolamento da parte del Capricorno, che non vi piace affatto. Bene, con il segno dei Pesci chiudiamo questo appuntamento con le affinità di coppia anche per questa settimana, la settimana che va dal 5 di agosto all'11 di agosto. Ah, non ho detto qual è il segno più fortunato nella notte di San Lorenzo, quindi con le stelle cadenti, chi può conquistare, infrangere un cuore? Certamente la Bilancia, ma devo dire anche gli Acquari, che hanno questa grande capacità di seduzione
tranne poi trovare subito un'altra soluzione, ecco perché molti segni non vanno d'accordo con voi. Molto bene anche il segno dei gemelli, che può sedurre chi vuole, così come devo dire anche il segno dello scorpione, che vivrà una notte di San Lorenzo particolarmente ricca e romantica. Bene, con questo chiudiamo il nostro appuntamento con l'amore e le affinità di coppia. Volevo ricordarvi che conviene in qualche modo seguirmi su YouTube, su Facebook e su le pagine social, perché può spuntare anche un argomento a sorpresa quando meno ve lo aspettate. Quindi mettete un mi piace, andatemi a cercare le stelle di Azus, e come al solito anche per questa settimana non mi rimane che augurarvi buona fortuna.